Benvenuti, oggi parliamo di attività fisica, siamo qua con Barbara, titolare della palestra Paradise Personal Trainer, che ci darà un esercizio per i glutei d'acciaio. Sigla! Allora, benvenuta Barbara, abbiamo qua la nostra testimonial che è Patrizia, la testimonial d'eccezione, perché veramente grazie. È la dimostrazione che i miracoli avvengono. Quindi io sono appena arrivata dalla palestra, siamo tutte e tre appena arrivate dalla palestra, è stata durissima averla qua perché si emoziona tantissimo, quindi finalmente sono riuscita ad averti qua. Grazie. E ti vuoi presentare, Barbara? Chi sei? Cos'è la palestra Paradise? Dove si trova? Tanto vedremo delle immagini. Beh, certo. Sì. Sì, vabbè, sono Barbara, ormai sono nel settore da più di 24 anni, quindi se fate un po' due conti, sono vecchia anch'io, fondamentalmente. Ho sempre insegnato tra palestra e anche piscina. Poi, 18 anni fa, ho aperto la mia attività, quindi la palestra, dove svolgiamo diversi corsi. Principalmente una palestra frequentata da donne, e da donne comunque come Patrizia, che vogliono rimettersi un pochettino in forma, più che altro hanno voglia di muoversi, hanno voglia di prendersi un po' cura di se stesse. Ecco, una domanda su questo, il movimento, perché molto spesso in visita mi arrivano delle persone e mi dicono: io mi muovo. Sì. Ma c'è una differenza tra il movimento e un'attività fisica più strutturata, ce la vuoi spiegare? Sì, il movimento è quello che noi bene o male svolgiamo tutti i giorni, quindi camminiamo, facciamo le scale per chi le fa, le scale che non usa l'ascensore e va a lavorare. Invece un esercizio comunque fatto in palestra o comunque anche a casa, perché uno può anche ritagliarsi una mezz'ora da dedicarsi e da svolgere degli esercizi ripetutamente, almeno quei 30 minuti per tre volte alla settimana, quindi dare anche un'abitudine a fare determinati esercizi che poi portano comunque benessere all'apparato circolatorio, all'apparato respiratorio, all'apparato scheletrico. E alla testa anche. E alla testa, sì. Qua abbiamo veramente, vero Patrizia, vuoi dire qualcosa? Sì, volevo dire, il fatto dunque di fare attività fisica, di fare determinati esercizi, ho notato che mi ha dato la forza di volerlo portare a termine, una costanza proprio, dico, io devo farcela, mi ha dato più sicurezza. C'è proprio un entusiasmo, dico, io ce la devo fare. Ma perché hai abituato il corpo a quel determinato esercizio, hai trovato beneficio e sei tu che poi vuoi sempre di più, alzi questa benedetta asticella. È proprio vero. E quindi ti energizza, è per questo che sei sempre più attiva poi dopo. Sì. E cosa vogliamo dire a tutte le persone che ci stanno guardando, che stanno pensando: no, io in palestra no, io non ce la posso fare, mi vergogno, perché io trovo anche tante persone che si vergognano. Ma vabbè, possono iniziare appunto a camminare, noi poi abbiamo la fortuna di avere dei posti belli e avere un clima comunque favorevole. Iniziare comunque a impostarsi un allenamento di tre volte alla settimana e iniziare ad andare a camminare, come minimo per 30 minuti è un passo abbastanza veloce, non modalità shopping, quello. E quello è il primo passo. Poi se uno crea l'abitudine poi sei tu a piccoli passi, bene o male dopo i 20 giorni un pochettino di abitudine l'abbiamo instaurata, sarà il vostro corpo che vi richiederà un pochettino di più dall'attività fisica e magari quello vi invoglierà a scrivervi una palestra. Poi ci sono logicamente palestre, come la nostra palestra sono quasi tutte donne, quindi non c'è motivo di disagio. E dato che siamo quasi in chiusura, vogliamo dare un esercizio proprio per pratico e semplice da poter fare tutti i giorni per i glutei? Sì, allora vabbè, potete fare, vabbè, le scale sarebbero l'ideale, se quindi abitate in un condominio e abitate all'ottavo piano, iniziate a fare le scale un gradino uno per volta sarebbe l'ideale, poi incrementate con due per volta e poi l'altro quando lavate i piatti. No, ma è semplicissimo, Facci di vedere. Qui, e non so se si vede, devi solo contrarre i glutei. Quindi stai, facci posizione vedere. Retta, state lavando i piatti, questo, sì. Contraggo il gluteo.
tengo la contrazione e rilasci. Poi li appoggiate al lavandino, sì, e potete iniziare a fare dei piccoli slanci. Questi sono due. Poi logicamente se avete una sedia un pochettino più bassa, qua iniziamo a coinvolgere anche le gambe, l'addome, e quindi iniziamo a fare degli squat. Quindi se iniziate a fare le scale subito, tutti provate, i giorni, provate, tutti forza. I giorni, e iniziate a fare queste contrazioni, slanci e questi squat, non dico che dopo 2 settimane avete risultati, però qualche cosa inizia a rassodarsi. Bene, fateci sapere, provate, fateci sapere, e nel caso mandiamo qua in onda il sito della palestra, che è www.palestraparadise.it, per ovviamente iscrivervi se avete bisogno. Condividete il video con tutte le persone che sapete possono averne bisogno, metteteci un bel mi piace. Alla prossima, grazie a tutti. Grazie.